comporta che dobbiamo ancora conquistarci la salvezza, come si diceva prima della partita, evidenziando soprattutto l'importanza della gara e della posta in palio. Non ci siamo riusciti e niente, dispiace moltissimo. Sicuramente il primo tempo chi aveva meritato qualcosa in più di noi, siamo stati bravi con Viviano a rimanere in partita. La squadra era stata, insomma, la partita era stata fotografata così come poi si è verificato, una squadra molto ostica, una squadra che non ti lascia giocare, una squadra che sa difendersi, sa spezzettare il gioco, sa rallentare e poi colpire in contropiede sui calci piazzati con la fisicità che hanno. E quindi noi con la nostra lentezza anche partendo dal gioco da dietro abbiamo permesso di mettere in risalto tutte le caratteristiche migliori del Chievo. Nel secondo tempo probabilmente avremmo meritato il pareggio perché la squadra ha creato, anche se non in maniera, come dire, logica di gioco, ma abbiamo creato 5-6 occasioni da rete che probabilmente, per me, ecco, avrebbe meritato sicuramente il pareggio. Al di là del passo avanti o indietro, credo che se dovessi scegliere penso che la squadra non abbia fatto un passo in avanti perché vanno interpretate le situazioni sicuramente così come quando vengono socchiare, no, alla vigilia, quindi sapevamo tutto quello che poteva succedere, non siamo stati bravi nel capirlo, né sfruttarlo, perché era una partita che ci voleva pazienza, era una partita che sapevamo che l'avversario non ti facesse giocare bene, quindi poteva essere risolto in qualche modo e purtroppo sono stati più bravi loro, complimenti al Chievo, accettiamo la sconfitta e guardiamo la prossima partita. No, non ha avuto l'impressione che nel primo tempo, a parte, diciamo, la lentezza di manovra da dietro, ci fosse anche un po' un problema di approccio mentale, caratteriale, sembrava un po' meno carica rispetto alle ultime partite. Sì, probabilmente sì, probabilmente a livello nervoso le ultime partite ci hanno fatto spendere molto, ma per il secondo tempo hanno dato qualcosa in più i ragazzi rispetto al primo. Sotto questo aspetto intendo sempre. No, quando si perde c'è grande delusione, amarezza, si può chiamare come si vuole, quando si vince si sta meglio, noi purtroppo sappiamo molto meglio come si sta nei momenti negativi, che poi sono quelli che veramente quando si è quasi toccato il fondo si è reagito con grande impeto, è cosa che mi aspetto nelle prossime partite. La sosta Pasquale poi va nella sua Firenze, voleva, mi immagino, arrivare con un altro smalto, con un'altra classifica. Che sfida è per lei tornare a Firenze e con l'ansia, diciamo, di dover far punti? No, vabbè, c'è la sosta, ci riposiamo forse, anche mentalmente, andiamo in un campo difficile, una squadra forte, è una partita come un'altra, i punti valgono lo stesso, hanno lo stesso significato per me e sicuramente anche per i ragazzi, quindi è una partita come un'altra perché ci sono in palio gli stessi punti che in altre partite.